Allora, vediamo un po'. Ok, ci siamo. Allora, questo è l'ultimo talk della giornata ed è un po' il compendio di quello che ho fatto stamattina. Perché c'era stamattina, io ho parlato di come si potessero liberare gli smartphone Android, cioè passare dall'Android proprietario che ci troviamo di sopra ad una versione di Android il più possibile open source, quali sono gli ostacoli verso una versione di Android open source su tutti gli smartphone, al contrario invece di una percentuale minima di smartphone Android che al momento sono liberabili con semplicità. Abbiamo parlato di Lineage OS, che è l'approccio principale per liberare il più possibile velocemente e il più possibile pragmaticamente uno smartphone Android dal suo software proprietario al suo software ad una versione di Android quanto più possibile open source. Quindi quello che facciamo adesso è installare su alcuni smartphone che non uso più, che ho portato, Lineage OS, cioè sostituiamo, praticamente reinstalliamo il sistema operativo passando ad un Android in versione open source. Questo perché ci siamo resi conto che ormai praticamente tutti hanno almeno una nozione vaga di che cosa significa formattare il PC e reinstallare il sistema operativo, che nella maggior parte dei casi è Windows, però anche non è ormai del tutto astruso sapere vedere persone che hanno installato un sistema operativo alternativo come per esempio Linux sui propri sistemi, mentre invece è ancora raro trovare persone che hanno materialmente, non attraverso gli aggiornamenti ufficiali dei produttori ovviamente, ma hanno materialmente formattato un telefono Android ex novo e sostituito il sistema di fabbrica con un sistema diverso, che nel nostro caso ovviamente sono i sistemi open source. Quindi questo talk serve più o meno per colmare questa lacuna, per dare un'idea di massima di come si formatta, si ripristina e si aggiorna un telefono Android ad una versione di Android open source. L'utilità principe di questa cosa è poter recuperare smartphone che non sono mai supportati da tantissimo tempo. Per esempio, io sto usando userò per questo talk un Galaxy Nexus, che è il primo cellulare della serie Nexus vidimato da Google ma prodotto effettivamente da Samsung, datato 2011, quindi 7 anni di un cellulare di 7 anni fa che non è più supportato ormai da ufficialmente da 4 anni. L'ultima versione ufficiale di Google installabile su questo cellulare è KitKat 4.4. Poi userò un OnePlus One della OnePlus uscito nel 2014. L'ultima release ufficiale disponibile per questo telefono è la CyanogenMod Mod all'epoca 14.1, che significa la 6, quindi è la CyanogenMod 13.1, l'ultima versione ufficiale supportata da questo telefono, quindi versione di Android 6.0. E poi, ma questa è un'incognita, lo scoprirò assieme a voi, proveremo non a ripristinare, perché diciamo ci sono degli impedimenti dovuti a un mancato funzionamento corretto del monitor, vedete si spegne. Se pigio un bottone, se spingo lo schermo, improvvisamente si accende, diventa difficile flashearlo in queste condizioni. Però serve per far vedere qual è lo scopo di portare questo telefono vecchissimo. È un Samsung Galaxy Mini, non mi ricordo nemmeno di quanto tempo fa è, onestamente.
e supporta ultima release supportata Gingerbread Android 2.3.6. Qual è lo scopo? Perché noi, ovviamente, questo talk non può avere pretese di completezza, cioè è impossibile farvi vedere come flashare con successo tutti gli Android esistenti, perché ci sono troppe variabili in gioco. Oltretutto, non è nemmeno un talk che mira, ok, uscite di qua e sapete flashare il telefono senza adrenalina che vi scorre nelle vene, ma è solo per dare un'idea di massima dei passaggi, almeno vederli una prima volta, in maniera tale che se poi qualcuno li volesse approfondire, non parte proprio da zero. Quindi io ho preso due cellulari, due smartphone, il OnePlus One e il Galaxy Nexus, che sono amichevoli al modding, cioè sono proprio il caso base, il caso più facile. Si prestano per la maggiore, uno perché era un cellulare di Google e l'altro perché era un cellulare, il primo cellulare ufficiale di CyanogenMod. Un'esperienza che purtroppo è durata pochissimo e questo era il capostipite praticamente, uno dei cellulari più moddabili mai prodotti nella storia di Android. E poi faccio vedere un'eccezione, cioè un cellulare che non si può flashare con questo caso base, ma richiede una procedura particolare che noi non porteremo a termine, ma farò vedere più o meno come viene portata a termine. Ok, allora, una cosa che ho previsto è, visto che difficilmente vedete da qua tutto quello che c'è da vedere, mi sono impostato una webcam che tra un po' dovrebbe partire. Un attimo solo. Apri per la posizione. Ok. Ah, e per avvicinarmi al caso d'uso maggiore, proverò questo numero acrobatico su Windows, anche se in realtà è veramente, cioè su Linux avevo tutto pronto e ce l'ho per emergenza, però non è il caso base con cui probabilmente provereste questa procedura e quindi niente. Ah, ricerca di acquisizione. Sì, essenzialmente sì. Però in realtà adesso mi sto fossilizzando su una questione puramente accessoria che è attivare la webcam. Ecco, eccolo. Un po' un inception, però mi serve per poter fare una cosa di questo tipo, che spero funzioni. È il meglio che si possa fare a questa distanza. Allora, parliamo dei cellulari modding friendly di Android. Magari questa non lo faccio vedere per tutto il tempo. I cellulari modding friendly, innanzitutto Android. La prima cosa che bisogna fare per poterlo moddare è sbloccare il bootloader. Il bootloader è uno di quei componenti a basso livello di cui parlavamo prima, e su tutti i cellulari Android il bootloader arriva di default bloccato. Questa qui è una funzione di sicurezza. È bloccato nel senso che è possibile attraverso il bootloader avviare solamente software firmati ufficialmente dal produttore. Serve per evitare che un malintenzionato possa flashare al volo il telefono, magari con una backdoor, e
e poter quindi vivere con una backdoor all'interno del mio telefono. Vedremo che per chi è navigato, flashare un telefono è una questione di secondi, ok? Quindi è tranquillamente possibile che lascio il telefono incustodito per pochi secondi, quanto basta per un malintenzionato per installare un software non autorizzato nel telefono. Il fatto che il bootloader di default sia bloccato impedisce questa facilità di installazione di software non ufficiale. Ovviamente, lasciato così, non è possibile installare software di terze parti, come nel caso nostro Lineage OS. E quindi una delle prime cose che dobbiamo fare è sbloccare il bootloader. Ora, tutti arrivano con il bootloader bloccato. Quello che differenzia i telefoni Android da modding friendly a modding enemy è il fatto che il bootloader possa essere effettivamente sbloccato. Con questi cellulari modding friendly di cui parleremo, sbloccare il bootloader è un comando da terminale ed è fatta. Anche questo qua arriva con il bootloader già sbloccato, anche perché è una pratica con è un cellulare di 7-8 anni fa, però adesso se trovate molti cellulari arrivano con il bootloader già bloccato di default e non hanno uno sblocco facile. E quello che succede con questi cellulari è che il produttore mette a disposizione un sito dove è possibile registrare il cellulare e dove dopo un'ora fino al dopo un mese arriva un codice di sblocco, grazie al quale poi diventa possibile con un comando sbloccare il bootloader. Questa è una noia, però almeno è possibile sbloccare il bootloader. In alcuni casi, come per esempio i nuovi Nokia adesso è finalmente troppo tardi, con 8 anni di ritardo, è diventata un'azienda che offre telefoni Android anche di alta qualità. Purtroppo non permette lo sblocco del bootloader. E questo è un gran peccato perché sta facendo cellulari ottimi, a prezzo basso, con Android il meno possibile modificato, quindi sarebbe molto semplice fare Lineage per quei dispositivi Nokia, però è proprio impossibile l'installazione. Perché i bootloader della Nokia sono bloccati. Huawei, fino al mese scorso, aveva la possibilità di sbloccare il bootloader tramite sito esterno, l'ha rimossa un mese fa. Quindi chi arriva adesso, anche se aveva un cellulare sbloccabile fino a 2 mesi fa, adesso non ha più questa possibilità con Huawei. Purtroppo questa cosa è una di quelle cose che non si possono coprire in un talk del genere, perché ci sono centinaia di produttori Android, è difficile elencare cosa succede per uno e cosa succede per l'altro. È possibile sbloccare il bootloader, però ha un contatore interno che riesce a quante volte è stato sbloccato e riesce a sapere che è stato flashato, e Samsung lo usa per impedirvi di accedere alla garanzia. Su alcuni modelli è possibile bypassare questa protezione, però questo allunga i tempi. Perché io non solo devo sbloccare il bootloader, ma devo anche evitare che il contatore interno della Samsung parta. È come un sigillo. Ovviamente, visto che gli hacker Android sono molto meglio di quelli Samsung, hanno trovato il modo di evitare questo attivarsi del contatore. Ovviamente, se il telefono è già scaduto in garanzia, è puramente una cosa accessoria, però se vuoi mantenere la garanzia pur moddandolo, devi procedere con questo blocco supplementare. Ora non ampliamo ulteriormente il raggio perché veramente è impossibile, però una delle prime cose per chi vuole avvicinarsi al modding Android è sapere come sbloccare il bootloader della propria marca di telefono. Il bootloader di questi telefoni Android modding friendly è il bootloader ufficiale di Google,
Che si chiama U-Boot, ma voi non lo vedete mai U-Boot, è quello che gira sul telefono. Quello che vi interessa è che ai bootloader U-Boot si parla in una maniera standardizzata che si chiama Fastboot. Fastboot è sia il nome del protocollo che il nome dell'utility da riga di comando che si usa per impartire comandi al bootloader di Google. Ok? E quindi noi utilizzeremo Fastboot per governare il bootloader e dirgli che cosa gli dobbiamo dire. Gli dobbiamo dire di avviare un sistema operativo minimale che si chiama recovery e dalla recovery utilizzare una recovery per poi flashare il sistema operativo LineageOS, che è uno zip, è un intero sistema operativo in formato zip che questa recovery scompatta e flasha sul telefono. Ok, allora cominciamo dalla base. Per poter flashare un telefono fastboot, chiamiamolo questi cellulari modding friendly, chiamiamolo in realtà fastboot compatible. Se avete un cellulare che è fastboot compatible, potete sperare di eseguire questa procedura che io ho chiamato caso base del modding Android. Sia alla modalità recovery che alla modalità bootloader si accede attraverso una combinazione di tasti che purtroppo è diversa per ogni sacrosanto modello di telefono. Se provate a elencarle, c'è di tutto. Qualsiasi combinazione di tasti sono riusciti a inventarsela. Ci sono cellulari dove serve premere il tasto di accensione 3 volte, altri 2 volte, altri il tasto home. Ho visto anche un caso dove bisognava premere tutti i tasti fisici disponibili sul telefono. E questo purtroppo è una cosa specifica del vostro modello, però è facilmente reperibile. Se voi googlate recovery mod modello di telefono, trovate tutto. Ci sono anche dei siti che sono nati per archiviare solo questo genere di informazione. Ok. Adesso che cosa vogliamo fare? Vogliamo avviare il telefono in modalità bootloader e per farlo sul Galaxy Nexus si fa tenendo premuto il tasto volume giù e tenendo premuto il tasto di accensione. Ho avviato la modalità download di Samsung, quindi sì, con Odin, ma quello è alla fine della fiera. Ah no, un modo più semplice. Ora non provate a casa. Sì. Ok, vediamo se mi ricordo. Ok, vedete, mi sono scordato la combinazione, che a sto punto è tutto. No, qua non c'è il tastone. Ecco qua. La combinazione giusta era tutti i tasti fisici, cioè dovevo tenere premuti tutti e tre i tasti fisici contemporaneamente e si avvia questa modalità, il famoso mi si è avviato il robottino. Voi non sapete, questa qui è una cosa standard che c'è, tutti gli Android hanno una modalità del genere, non sapete quanti cellulari ogni anno vengono portati in assistenza perché mi è comparso il robottino e le persone non sanno come uscire da questa modalità. Allora, questa qui è la modalità bootloader di Android. Vedete che io, premendo sui tasti volume, posso riavviare il bootloader, entrare in recovery mode, spegnere il telefono e proseguire con l'avvio normale. Ok? Quindi questa è la modalità bootloader. Questa modalità, noi non diamo comandi da qui dal cellulare, ma serve per attivare il protocollo Fastboot. Quando il cellulare è in questa modalità, accetta comandi fastboot
dal computer e quindi diventa possibile procedere ulteriormente con la modalità di con il flashing di Android. Indipendentemente dal sistema operativo che è collegato, Windows, Linux. L'utility Fastboot è disponibile per Windows, per Mac, per Linux, quindi in questo caso io ho scaricato le varianti Linux, ma le varianti Windows, ma puoi anche averlo su altri sistemi. Adesso è necessario collegare il cellulare al computer. Per farlo servono dei driver USB che parlano il protocollo Fastboot. E grazie alla community abbiamo che i cellulari Fastboot enabled, come questo, come questo, hanno creato un unico driver universale che vale per tutti i cellulari abilitati a Fastboot. Se invece avete un cellulare non Fastboot, come per esempio questo, dovete installare i driver USB del produttore. In ogni caso dovete per forza installare driver USB, altrimenti della modalità si chiamano, driver Android ADB, Android Debugger, che servono per lo sviluppo di Android, però implementano anche la modalità Fastboot. Sui Samsung c'è un popolare driver che si chiama Samsung USB Android Drivers. Googlate questo, lo trovate subito. Per alcuni cellulari funziona il driver universale ADB, per altri cellulari dovete andare a vedere le modalità specifiche del produttore. Io, come potete vedere qui, ho scaricato sia il driver Samsung, poi ovviamente questi link li pubblicheremo in maniera semplice da ritrovare sul sito, e sia ho scaricato il driver universale che è questo qui. Ok. A questo punto, solo a questo punto, se io collego questo cellulare con un cavetto dati, ovviamente, non dovete utilizzare un cavo che possiede solo le piste alimentazione, ma dovete avere un cavo USB completo. Ok, allora a questo punto, dopo che avete installato i driver, se collegate il telefono, ora Windows o proverà a inizializzare il driver, però non avrete come una penna USB un dispositivo esterno facilmente visibile, oppure avrete il messaggio di dispositivo non riconosciuto. Ma questo può anche essere normale perché stiamo installando una modalità molto particolare che è appunto questa modalità Fastboot. Quello che troverete è nei dispositivi, l'unico segnale che tutti andate a buon fine, troverete nei dispositivi una voce che identifica un'interfaccia bootloader oppure una Fastboot mod oppure una Android Debug Mode, una voce di questo tipo che identifica che il cellulare effettivamente è stato riconosciuto in modalità Fastboot. L'altra cosa da sapere è che ok, abbiamo messo il driver, sappiamo come si entra in modalità bootloader, adesso dobbiamo installare le utility che ci consentono di parlare al cellulare in modalità Fastboot. E queste qui si chiamano le Android Platform Tools. Sono rilasciate da Google stessa, sono dei binari utility che si eseguono da riga di comando, si scaricano tranquillamente dal sito ufficiale di Android, vengono aggiornate continuamente. Sono uno zip che contiene una cartella chiamata Platform Tools che contiene tanti binari, a noi interessano solo due binari che sono ADB e Android Debugger, che serve per collegare
il computer ad Android per finalità di sviluppo, ma noi in questo scenario interessa solo l'utility fastboot, che è quella che permette di flashare sia la ROM che la recovery. Per poter eseguire l'utility, non so se voi avete già familiarità con la riga di comando Windows, però se io installo un software, per esempio prendo un eseguibile e lo metto in una cartella, per poterlo eseguire da qualsiasi cartella, anche quella che non lo contiene, devo inserire quella cartella nelle variabili di sistema di Windows. Una volta che inserisco quella cartella nelle variabili di sistema di Windows, Windows capisce che in quella cartella c'è un eseguibile e me lo rende disponibile a tutto il sistema. Io però sono pigro, non l'ho fatto, e quindi per poter avviare l'utility fastboot devo entrare proprio nella cartella che contiene la directory fastboot. Per chi non sapesse usare il terminale Windows, in realtà è semplicissimo entrare nella cartella. Digito il disco dove voglio... Sì? Se si fa shift tasto destro sulla cartella, cioè apri finestra di comando qui. Shift? Shift tasto destro nella cartella. No, però da dentro. Devo entrare nella cartella? Sì, e poi... Poi? Sullo spazio bianco. Shift? Shift è il tasto destro del mouse. Apri finestra PowerShell. Olè. Ci ha messo un po' con lentezza estrema, ma l'ha fatto. Sì, è perché non ha sostituito il CMD con PowerShell, c'è anche la possibilità di cacciare cose. Ok, quello che ha detto lui. A questo punto, figlio mio, però è lentissimo. Vabbè, quello che ha detto lui a casa, io adesso continuo nella maniera degli antichi, e eseguo fastboot. Per accertarmi che il cellulare è riconosciuto, il comando è fastboot devices. E vedete, mi ha riconosciuto una stringa. Non ci interessa la stringa, il fatto che mi compaia qualcosa significa che il cellulare è stato riconosciuto. Ovviamente, a meno che non ho tre cellulari Android collegati, mi aspetterei tre stringhe, ma in questo caso è solo uno. Ora, tornando, prima di procedere però, io ho fatto una cosa che identifica lo scenario vero e proprio, cioè ho bloccato il bootloader del telefono prima di arrivare qua. Un attimo che c'ho il cavo, ok. Allora, in basso qui vedete delle scritte che non si leggono, ok? Sono delle informazioni di sistema e dicono fastboot mode, è semplicemente la modalità in cui siamo. Poi c'è scritto product name Tuna e c'è scritto variant Maguro. Maguro è il nome in codice della scheda madre del Galaxy Nexus. Nel modding Android i cellulari non vengono identificati dal nome di marketing, cioè Galaxy Nexus OnePlus One, ma vengono riferiti ad essi con il nome in codice, che non cambia mai, ogni cellulare ne ha uno. Nel caso di questo è Galaxy Maguro, nel caso del OnePlus One è Bacon. Pancetta in inglese, e non so da dove vengono, chi se li inventa, però esistono così. È rilevante perché se voi dovete installare Lineage,
nell'elenco è elencato con il nome in codice, quindi dovete sapere che il vostro cellulare è Maguro, è Tuna, è Zopper, è qualsiasi altro nome si sono inventati. Quindi è oltre varie versioni, varie informazioni che vi dice, a noi interessa in basso la dicitura lock state locked. Significa che il bootloader è bloccato. Per sbloccarlo, con questi cellulari dove è facile sbloccare, il comando è fastboot om unlock. Quando lo faccio, quando lo digito, è comparsa questa cosa qua. Questa cosa qua mi dice che, la leggo, se sblocchi il bootloader diventerà possibile installare operativi e sistemi operativi personalizzati su questo telefono. Un sistema operativo personalizzato non è soggetto allo stesso test del sistema operativo originale. Non è vero, però. E può causare problemi sul proprio telefono. Ovviamente ti devono dissuadere da questa cosa, a noi non ce ne importa niente, anche perché sappiamo che Lineage funziona meglio. Per prevenire l'accesso non autorizzato a dati personali, sbloccando il bootloader verranno cancellati tutti i dati personali dal telefono. Praticamente, e questo vale per tutti gli Android, se sbloccate il bootloader vi pialla tutto quanto. Tutto viene risettato di fabbrica, dati sulla memory card, dati, tutto di fabbrica. Questo perché, per evitare, se un malintenzionato che sta facendo questo non accede ai dati personali. Quindi se voi programmate di, se voi sbloccate un bootloader di un telefono che state utilizzando, vi condannate a dover fare il backup. Se già sapete che comprate un telefono o lo volete mandare, vi conviene farlo come prima cosa, perché così evitate di dover salvare dati sul telefono. Infatti io, quando ho comprato il OnePlus 6, prima cosa che ho fatto, bootloader sbloccato. Anche se ancora è di fabbrica il telefono, se lo avessi fatto dopo avrei dovuto piallare il telefono. Invece così è già pronto ad essere moddato quando lo volessi moddare in futuro. Quindi, una domanda, ma se lo dovessimo andare in garanzia quello, cioè OnePlus ti fa problemi per il fatto che... No, OnePlus è una delle più modding friendly, ok? Quindi non ti fa troppi patemi, anche perché tu lo puoi ripristinare in uno stato, così come il bootloader è sbloccabile e ribloccabile, no? Anche lo puoi riportare. Lo puoi riportare di fa... È solo la Samsung che ha quella bastardata del contatore... Ma la OnePlus si fa pregio di, è una delle caratteristiche per cui viene venduta così tanto, è la facilità con cui si può moddare. Quindi noi adesso confermiamo con i tasti volume sì. Sta facendo, mi sa, 15. Sta. È comparso unlocked in basso. Quindi da questo momento in poi i comandi che darò successivamente non falliscono, cioè vanno a buon fine. Se avessi provato a flashare il telefono in uno stato di bootloader bloccato, mi avrebbe dato errore. Ok, adesso per semplicità, che cosa faccio? Che cosa farò? I file di Lineage OS li sposterò nella directory dove c'è fastboot, perché in questo modo non devo andare a ripescare da riga di comando dove sta il file. Ce l'ho già nella stessa directory, quindi posso semplicemente dargli il nome del file e lui lo trova. Però per semplicità non comincio con tutta la bacheca, ma con la recovery, e quindi adesso andiamo a parlare della recovery. Allora, io posso
ci sono dei comandi che mi permettono di installare la mia ROM direttamente da Fastboot. In realtà però voglio fare una cosa più flessibile, perché molte ROM, così come Lineage, arrivano in un formato molto comodo che è uno zip, che contiene tutto. E lo zip è anche autoinstallante, cioè si avvia da solo lo zip e prende cura di tutti i passaggi. Mentre invece se volessi installare da Fastboot direttamente, dovrei praticamente flashare partizione dopo partizione, facendo attenzione di dove flasho cosa. Visto che noi vogliamo fare una procedura il più accessibile possibile, che cosa facciamo? Sostituiamo la recovery di default con una recovery open source chiamata TVRP. TVRP è appunto una recovery che si installa, si scarica dal sito tvrp.me. Io vado a devices, cerco Maguro, però vedete qua mi dà la semplificazione di dirmi anche il modello, e in basso scarico, troverò i link per scaricare la recovery. La recovery è, senza avviarla, qua è già installata, vi faccio vedere com'è. Qua sto avviando la recovery. Sì, no, questa è una versione solo touchscreen. Ok, vedete, si sta avviando in modalità recovery. La modalità recovery è una modalità alternativa alla download, dove io posso eseguire operazioni di diagnostica sul telefono, oltre a flashare il telefono con versioni di software di terze parti. Questo è un messaggio di warning che non approfondiamo. Vedete, io posso installare, resettare di fabbrica, eseguire il backup completo del telefono, proprio tutte le partizioni me le prende e me le backup, ripristinare un backup, fare mount, cioè far vedere il cellulare come se fosse una pennetta USB al computer, e poi varie altre opzioni. Noi immaginiamo che questa recovery non sia già installata e la vogliamo installare. Da questa recovery poi avvieremo il flash di Lineage. Quindi adesso ritorno in modalità bootloader. C'è una procedura da qualche parte per fare riferimento, perché poi adesso sono i passaggi. No, come ho detto io, questa non era una guida passo passo. Poi posso trovare una guida più dettagliata da seguire. Ok, con Fastboot Help mi stampa tutti i comandi supportati da Fastboot. A noi interessa il comando flash. Il comando flash richiede Fastboot flash, il nome della partizione da flashare e il file da usare per flashare la partizione. Quindi nel nostro caso il comando corretto è Fastboot flash recovery e poi tvrp, quel file che abbiamo scaricato, che è un file .img. Eseguo e mi sta dicendo: sto inviando recovery, vedete, si legge, invio la recovery al cellulare, mi informa del trasferimento, della scrittura in corso, è fatto, ci ha messo 2 secondi netti
per flashare la recovery. Quindi in questo momento, se questo cellulare era davvero di fabbrica, avrei sostituito la recovery Google, che non ha tutte le opzioni della recovery che vi ho fatto vedere prima, con una versione TWRP. Adesso c'è anche un comando che mi consente di avviare la recovery senza installarla, ok? Che è fastboot, blueboot dovrebbe essere, boot, sì, boot, TWRP. Praticamente sto avviando, sto dicendo al cellulare che cosa avviare, ma invece di trovarlo da dentro il cellulare, lo trova dall'esterno. Ve lo sto È un'immagine. Ve lo sto dicendo perché alcuni cellulari potrebbero non supportare l'installazione di TWRP, ma il boot invece a caldo, sì. Quindi praticamente, quando io eseguo questo comando, sta facendo le stesse cose, ma automaticamente mi sta avviando TWRP. Ma tu l'ha già spostata fisicamente sul telefono, nella memoria? L'ha spostata nella memoria RAM del telefono e poi l'ha avviata dalla memoria RAM. Okay. E vedete, io ho la versione di prima, però in realtà questa qui è l'ultima TWRP, quella che abbiamo appena scaricato. Quella installata dal telefono era una versione precedente. Ok, adesso un po', no, avevo già resettato tutto, quindi che cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo spostare i file di Lineage, i famosi zip, li dobbiamo spostare all'interno del telefono per poterli poi flashare all'interno del telefono. Per poter fare questa cosa bisogna montare la scheda di memoria interna come se fosse una pennetta USB, in modo proprio da poter spostare i file, che purtroppo mi sono dimenticato di far trovare già pronti, sarebbe stato furbo. Come si fa da recovery? Andiamo in mount e compare un elenco di partizioni. Noi vogliamo montare la partizione data, non si vede bene, ma qua c'è una spunta con su scritto data. Sta montando. Credo che uno di quei messaggi di warning che ho ignorato all'inizio mi chiede di montarla in scrittura. Ovviamente se non la monto in scrittura non mi permette di montarla come penna esterna, come penna USB. Ciao, dove? Arrivederci.
Ok, meno male. Allora, non mi sta dando un problema su Windows nel montare il drive USB, quindi sono passato all'altro cellulare, che la procedura è la stessa perché è sempre un cellulare di tipo fastboot enabled. Allora, qual è la differenza? Qui posso eseguire il montaggio tramite mount e poi, vedete, data e cache. A questo punto, vediamo qua. A questo punto poi diventa possibile da Windows copiare i file nella memory card del telefono, cosa che io ho già fatto all'interno. E quali sono questi file? Questi file sono quelli che compongono la Lineage. Si scaricano dal sito lineageos.org, che è il sito ufficiale del progetto. Ok, a noi interessa la sezione Downloads. Ok, qua vedete l'elenco dei telefoni. Andiamo a OnePlus. One. E quella che devo scaricare è l'ultima Nightly. Si chiama Nightly perché praticamente viene compilata ogni giorno, anche se in realtà in questo caso è un nome improprio perché viene compilata settimanalmente. Ogni settimana il software automatico di LineageOS, dei server LineageOS, compila nuovamente la ROM con tutte le ultime novità dell'ultima settimana. Quindi questo è il file della ROM completa. Ma come vi dicevo stamattina, la ROM a OSP non include le Google App, quindi se io volessi scaricare le app Google le devo scaricare a parte, e per scaricarle quello che devo fare è cercare Open Gaps. È il progetto che consiste sempre in un unico file zip che contiene tutte le app Google da aggiungere a LineageOS. Ora, questa qui mi dà delle selezioni. La prima è che piattaforma stai girando, e questa è una cosa che bisogna sapere dalle specifiche del telefono, però questo OnePlus One è un cellulare ARM a 32 bit e quindi la scelta corretta è ARM. Per chi ha un cellulare degli ultimi due anni probabilmente la scelta corretta sarà ARM 64. Poi scelgo la versione di Android che sto installando, e in questo caso è la 15.1, quindi la versione di Lineage che sto installando è la 15.1, che è l'adattamento Lineage di Android 8.1, e quindi devo selezionare 8.1. La versione di Android 9.0 invece in Lineage sarà la Lineage 16.0, che ancora non è uscita. E poi seleziono la variante delle gaps. La variante si differenzia in base a quante applicazioni Google vengono preinstallate di default. Tenete presente che anche se scelgo la variante più piccola, che è la variante nano o pico, le app supplementari le posso installare attraverso il Play Store, ovviamente. In questo caso io in genere consiglio di selezionare la variante nano, perché contiene le app classiche, ma non vi installa tipo Google Voice, che potete usarlo solo in America in ogni caso. Google Voice è
i numeri vocali segreteria online, che in Italia non usiamo mai la segreteria, quindi figurarsi se ci interessa. In più Google Voice non è disponibile in Italia del tutto, quindi non ci interessa installarla di default. Ok, quindi adesso semplifichiamo dicendo che vedete, supporta anche lo spegnimento dello schermo, il blocco schermo. La recovery è come un mini sistema operativo che serve per funzionalità di manutenzione, essenzialmente. Ok, a questo punto che cosa faccio? Essendo, diciamo, utente Android di vecchia data, ho il vizio di formattare di nuovo completamente il telefono prima di flashare, però non è un passo necessario, anche perché lo fa lo zip, automaticamente formatta le partizioni prima di riscriversi il nuovo zip al suo interno. Per installare finalmente Lineage, che cosa facciamo? Andiamo in install e andiamo a cercare all'interno della memoria interna dove ho salvato gli zip che compongono Lineage. In fondo mi compaiono e vedete, ce ne sono due. Una è la ROM, si vede? Lineage 15.1, e poi vedete accanto alla versione 15.1 c'è scritto 2018-07-23, è la data della ROM, significa 23 luglio 2018. Poi c'è Nightly, che mi dice che è una Nightly. Se ci fosse la stable, quando c'era la stable di CyanogenMod, qui c'era scritto stable. Oppure per le vere e proprie weekly c'è scritto weekly. E poi c'è Bacon, che mi assicura che questa è la ROM per OnePlus One, che ha nome in codice Bacon. Quindi lo seleziono e mi chiede, compare una schermata che mi dice: sei sicuro di voler flashare questo zip? Swipe a destra per flashare lo zip. Io però non voglio installare solo Lineage OS, ma voglio installare anche le gaps. Allora cosa posso fare? Posso mettere in coda degli altri zip da installare solo dopo che viene flashato con successo questo. Quindi vado a Add More Zips e seleziono le gaps. E mi ha selezionato le gaps. Adesso mi dice che 2 di 10 zip massimo selezionati. E adesso sono pronto per flashare. Swipe a destra e partirà l'installer di Lineage. Ora è quello a cui mi riferisco quando dico che lo zip si autoinstalla. All'interno contiene uno zip, uno script che fa tutto lui. Per questo le ROM in questo formato sono molto comode, perché non mi devo occupare di fare come ho fatto prima flash boot oppure flash boot flash recovery, dove se sbaglio anche un solo comando ho finito, devo ripartire da capo. Fa tutto lui. Ho l'indicatore di flash in corso. Ovviamente c'è la perdita dei dati precedentemente. C'è la perdita delle app, c'è la perdita del sistema, ma i file nello storage interno rimangono. I file nello storage interno vengono cancellati solo quando si resetta il bootloader, ma durante i flash normali no. Quindi le foto, per esempio, le trovi ancora presenti, i PDF, tutte le cose che scarichi a parte, però non ti trovi le app. Adesso è passato a flashare le gaps, è partito l'altro installer delle gaps, vedete c'è il logo in AsciArt delle Open Gaps. Ora manca uno zip all'appello che io non lo sto mettendo, che è il root.
io posso automaticamente rootare Lineage.OS, cioè avere i permessi di root disponibili, flashando uno zip aggiuntivo che... Non c'è rootata questa versione di... Come? Lineage non è già rootato? No, lo era all'epoca di CyanogenMod, ma per, diciamo, per fare la brava con Google, che è molto permissiva a Lineage, però non vuole che esageri. Allora, anche perché avere i permessi di root è un problema potenziale di sicurezza se non li si sa gestire. Quindi di default non è rootata. Puoi però rootarla attraverso un comodissimo zip che ti danno loro direttamente. Ah, stesso Lineage? Sì, lo si trova. Per ogni device. Esatto, lo si trova nella sezione download in fondo alla lista dei telefoni. Scusate che con il touchpad è un bordello. C'è la sezione extras e quando ci entro mi dice, mi dà su è i permessi di root, installazione dei permessi di root, su removal è rimozione dei permessi di root, perché purtroppo ci sono alcune app che rilevano i permessi di root e si rifiutano di funzionare, una di quelle è SkyGo. Quindi anche se ci sono dei meccanismi per nascondere il root a queste app che esulano dallo scopo di questo talk, il modo più semplice è rimuovere il root per riessere abilitato a usare alcune app come SkyGo. E poi un'altra cosa... Sì, come abbiamo selezionato per le gaps la corretta architettura, anche per le extra selezioniamo la corretta architettura e siamo a posto. Per la ROM non è necessario selezionare l'architettura perché la ROM è già compilata per l'architettura giusta. E a questo punto, e abbiamo finito, non ci resta che rebootare il telefono. Mi chiede anche se voglio forzare per sicurezza l'installazione di TWRP. Perché? Perché ci sono alcuni cellulari, non è questo il caso, ma ci sono alcuni cellulari che nel flashare la ROM, al riavvio installano la loro recovery. TWRP si è fatta furba e ha messo queste opzioni per sovrascrivere la ROM che ha appena flashato. E adesso sto riavviando. Al riavvio comparirà la splash screen di Lineage, e dopo un periodo di tempo che non è per forza breve, perché lui nel frattempo che cosa starà facendo? Sta ottimizzando le applicazioni. È una specie di ottimizzazione che si fa una volta per ogni applicazione, ma che quando viene riavviato il telefono dopo un flash ex novo, questa ottimizzazione si è persa e quindi va rifatta da capo. Quindi io ho questa splash screen che va avanti, 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 fin quando a un certo punto cambia l'animazione e entro nel sistema. Ora, nel frattempo che si avvia, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda sulla procedura che abbiamo appena visto? Per Huawei invece com'è l'operazione di sblocco del boot mode? Non c'è più. Proprio eliminato, ormai è chiuso. Ora, io non sono informato su eventuali exploit, cioè eventuali vulnerabilità di sicurezza che hanno sfruttato per sbloccare il bootloader a margine. Questa è una cosa che onestamente non sono informato. L'unica speranza quando il produttore non dà è che qualche hacker trovi un bug che permetta di sbloccare in maniera coatta il bootloader. Per esempio, che è successo? Che in Nokia, che vi ripeto non supportano lo sblocco del bootloader per niente, per un po' di tempo sono stati sbloccabili grazie a un bug che poi hanno risolto in un aggiornamento. Quindi dicevano, fermi tutti, staccateli da internet, perché se si aggiornano perdete quella finestra, perché poi è bastardo, la Nokia non ti permette di downgradare il bootloader.
Il bootloader e anche gli aggiornamenti in generale funzionano solo andando avanti, non puoi tornare indietro. Quindi una volta che passa quella finestra magica dove il bug è sfruttabile, rimani di nuovo con un cellulare. Come? Dico Motorola Lenovo, come si sta comportando dal punto di vista? Motorola è una delle più aperte. Sia perché ovviamente è puntuale nei rilasci dei kernel. Altra cosa, il loro sistema già è più vicino possibile ad Android. Quindi poi supportare Lineage su quei sistemi diventa facile. E in più è uno dei cellulari fast boot enabled. Io l'ho installato su un Moto G2 del 2013-2014. E siccome mi dovrebbe arrivare il nuovo Motorola, mi interessava sapere questa cosa. Perché non mi sui nuovi Motorola onestamente non lo so, però sì, dalla serie G4, G5... sono del tipo fastboot. Una cosa che vi volevo dire è che ora ho usato i file che erano già inseriti nel telefono, che sono di luglio. Potrei aver installato una ROM, una versione di Lineage buggata, che quindi non si avvia, forse, non lo so. Vi assicuro che in una situazione normale la procedura è questa, il flash l'abbiamo completato con successo. Che cosa succede? All'avvio compare il codice PIN, se ce l'abbiamo, da sbloccare, e poi compare, visto che abbiamo installato le GAPS, compare il wizard di Google. Alla fine del wizard di Google compare il brevissimo wizard di Lineage. E a quel punto abbiamo un sistema. Finché non esce la splash screen è tutta l'incognita ancora. Sì, sì. Perché onestamente potrei aver installato una versione buggata che mi ho lasciato nel telefono. Da luglio in poi non mi ricordo. E quindi. Perché Lineage da prima era CyanogenMod, Mod. Ok? Da quando. È la prosecuzione di CyanogenMod. Purtroppo il progetto CyanogenMod è finito male perché dalla versione open source ha provato a fare l'azienda che faceva la versione per cellulari ufficialmente supportati, non aftermarket, ma proprio ufficiali, tra cui questo. Purtroppo CyanogenMod Incorporation è finita male, divisioni interne. Purtroppo però il marchio CyanogenMod l'avevano dato, l'avevano venduto. Quindi il progetto Lineage è dovuto ripartire da capo. Perché hanno cioè il codice ovviamente era open source e quello è rimasto. Ma hanno dovuto rifare tutta l'infrastruttura da zero. I server, il sito, il wiki, GitHub, Gerrit, che è il sistema che usano per lo sviluppo. Tutto da zero. Quindi visto che anche se di fatto sono stable, però hanno deciso di non chiamarsi tale fino a che non riterranno tutto il progetto complessivo, la community, l'infrastruttura, maturi abbastanza da dichiararsi stable. Però all'epoca CyanogenMod aveva le stable, semplicemente hanno deciso di non vidimarle più così. CyanogenMod l'hanno GS da gennaio 2015, no, 2016, perché praticamente a Natale hanno deciso tra 6 giorni chiudiamo Lineage, spegniamo tutto, scusate, CyanogenMod, ritiriamo il permesso del marchio, ritiriamo i server, tutto. Quindi ovviamente loro hanno avuto un periodo dove lo sviluppo si è fermato perché non avevano i server su cui sviluppare, banalmente. Però è dal 2016 che sono operativi autonomamente e si sono dati questo nome di Lineage OS, che vuol dire lignaggio, cioè eredità praticamente.
No, comunque vi certifico che non parte, perché ho installato uno zip buggato. Mi consente di darvi un'informazione però. Quando sapete che avete fatto tutto giusto, la ROM è quella giusta e ancora non vi si avvia, che cosa dovete fare? Dovete controllare che non si sia corrotta durante il download. A volte può succedere. Vi viene in aiuto il cosiddetto checksum, che è un valore di controllo che viene calcolato a partire dal file integro. Quando voi scaricate, dovete confrontare la checksum pubblicata ufficialmente sul sito Cyanogen con quella ricalcolata dal vostro computer. È una stringa molto lunga di lettere e numeri che però deve coincidere. Se coincide tra il file ufficiale e quello che avete scaricato, sapete per certo che il file è stato scaricato correttamente. Se non vi torna, significa che il file è corrotto e lo dovete riscaricare da capo. Se, il talk è finito, quindi ovviamente stiamo solo rispondendo alle domande, però non c'è nessun contenuto che... Qual è un'altra alternativa alla Lineage come sistema operativo? Ci sono alcuni, sono per esempio Paranoid Android, oppure OmniROM, oppure che praticamente partono da OSP e fanno le loro modifiche, prendono a piene mani da Lineage, anche perché è open source, quindi lo possono fare, però non implementano tutto di Lineage. Un'altra variante sono proprio le ROM AOSP, quelli che dicono no, io non voglio personalizzazioni, ma voglio quello che partorisce Google, e quindi semplicemente prendono il codice ufficiale di Android, lo adattano al cellulare e sono ROM pure AOSP, sono praticamente port di AOSP a cellulari che non sono AOSP, perché i cellulari AOSP sono solo quelli Google. Sì. E quella era una versione di Debian. Sì. Esistono versioni ROM che abbia... ROM, stai parlando di ROM non Android. Non Android, perché c'è anche una software. Allora, per esempio, su questo cellulare è installabile Ubuntu Phone. Che è la versione, era il progetto per un Ubuntu per telefoni che Canonical ha avuto in essere per circa 2 anni, ma che poi ha abbandonato. Dopo che l'ha abbandonato, non ha mai visto un rilascio finale ufficiale, però la community è subentrata con il progetto UbPorts, Ubuntu Phone Ports, e ancora sviluppano Ubuntu Phone per questo telefono. Quindi è una delle ROM non Android supportabili. Non c'è mai un grosso supporto di tutti i device. No. Sono ancora meno di Replicant addirittura. L'unico vantaggio rispetto a Replicant è, visto che Ubuntu Phone era pensato per far leva sui driver sviluppati per Android, ma usarli per Ubuntu, questo significa che non è tassativo 100% open come Replicant, ma sfrutta i driver di binari di Android, quindi i pochi telefoni che supporta li supporta bene, però sono pochissimi, anche perché è un progetto che ormai è portato avanti solo ed esclusivamente dalla community. A parte Ubuntu Phone non ne conosco di altre ROM non Android installabili liberamente. C'è stato Firefox OS. Giusto, ha ragione Vincenzo. C'è stato Firefox OS per un po', che era anche questo abbandonato da tempo, dove Mozilla voleva entrare nel mercato dei telefoni facendo un sistema operativo dove le applicazioni venissero programmate con tecnologie web, quindi niente Java, ma HTML, CSS, JavaScript. Ovviamente è fallito miseramente, proprio perché le
la facilità d'uso consentita dall'applicazione nativa non era, HTML non era ancora maturo per arrivare a quel livello. E l'unica altra alternativa è Pure OS, che è il sistema operativo non Android che sta sviluppando Librem per quel telefono 100% open di cui abbiamo parlato stamattina. Quel telefono Librem avrà un sistema operativo non Android che si chiama Pure OS, che è basato su GNOME, l'ambiente desktop per Linux, ovviamente però pensato con un'interfaccia touch, in sostanza. Ciao, ciao. Però supporterà un telefono praticamente. Sarà sopra in linea con quelle che sono le richieste di mercato. Sì, no, ovviamente, però tieni presente che l'obiettivo di quel telefono, come abbiamo detto stamattina, non è... Ah, scusa, hai ragione. L'obiettivo di quel telefono, e infatti non ha caratteristiche hardware di grido, l'obiettivo è progettare un telefono da zero in funzione della massima libertà dell'utente, perché l'unico modo per poter avere un telefono 100% open source è se tu hai il controllo dell'hardware fin dalla fase di progettazione. Praticamente ti devi fare tu il telefono. Mentre se invece prendi un telefono che è progettato per altro e dopo cerchi di renderlo open source, potrai arrivare massimo al 90-95%. Allora, io mi attrezzo per chiudere, però se volete fare domande a me o ad uno degli altri relatori che si sono alternati, fate pure. Vi ringrazio tutti per essere stati al Linux Day 2018 e come detto fin dall'inizio vi rinnovo l'appuntamento a venirci a trovare ogni martedì a partire dalle 19 al centro ICT dell'Unical, Cubo 22, dove ogni settimana la Club Cosenza si riunisce e porta avanti queste attività che avete visto durante il Linux Day e tutta una serie di tante altre attività che poi avremo piacere di farvi vedere. Ogni martedì alle 19.